crescita inarrestabile di Dreamy, l'azienda cinese, è tra quelle che in Europa sta facendo meglio nel mondo degli aspirapolveri ciclonici senza fili, grazie a prodotti di qualità venduti a prezzi relativamente bassi. E sì, che ormai Dreamy sia la migliore alternativa economica a Dyson è un dato di fatto, l'abbiamo visto in questi ultimi mesi, ma con il suo nuovo Dreamy V12 Pro il gap tra l'aspirapolvere cinese e quello inglese arriva veramente ai minimi storici. E lo fa non solo grazie all'ottima qualità, ai materiali utilizzati per produrre proprio l'aspirapolvere, qualità Dreamy ormai ci siamo praticamente abituati, ma lo fa grazie e soprattutto alla potenza di aspirazione. Questo piccolino riesce ad arrivare a 32.000 PA, un numero quasi da record, parliamoci chiaro, che però viene accompagnato anche da un'autonomia della batteria nella media, perché ricordiamoci che un motore così potente tende molto a scaricare la batteria, non c'è problema con questo prodotto, e soprattutto ha un peso contenuto, il solo corpo pesa 1,6 kg, il che vuol dire che nonostante ci sia stato questo upgrade grandissimo, perché il V11, se vi ricordate, era 25.000 PA, è comunque un prodotto che è molto comodo da utilizzare, leggero e molto maneggevole. Insomma, come andrà questo piccolino, questa bestiolina che probabilmente sulla carta, ma lo vedremo, è in grado di dar del filo da torcere a Dyson? Lo scopriamo dopo la sigla. Con una confezione ricchissima di accessori, io ancora non riesco a capire quelli di Dreamy come facciano a inserire tutti questi accessori in una scatola che sostanzialmente è relativamente piccola. I colori uniformi e le linee morbide ed arrotondate sono le caratteristiche di design che rendono il Dreamy V12 Pro un perfetto esemplare dell'ecosistema dell'azienda. In via generale, le differenze estetiche tra il V12 Pro e i modelli precedenti, come per esempio il V11, sono relativamente poche e nonostante il motore più potente, come vi dicevo, le dimensioni e il peso di questo aspirapolvere continuano ad essere in linea con quella dei modelli precedenti e questa è una cosa buona. Il materiale dominante è il policarbonato e tutta la struttura è di colore grigio. Molto bello anche il tubo che sembra realizzato in fibra di carbonio. È sempre presente il tipico display OLED a colori. Si può impostare anche in lingua italiana. Le animazioni sono cambiate, anche se devo dire che sostanzialmente le dimensioni e la qualità sono sempre le stesse. Purtroppo, così come abbiamo visto nel V11 e nel V11 SE, anche il V12 Pro integra una batteria che però non si può estrarre, quindi non si può sostituire, non si può allungare la vita della pulizia di questo aspirapolvere magari comprando una batteria di riserva e ricaricandola a parte, no? In modo tale da averne sempre una carica. Nel Dreamy V12 la batteria è integrata nel corpo dell'aspirapolvere e non si può sostituire. Sempre praticamente perfetti gli agganci per i diversi accessori, che sono veramente tantissimi e risultano sempre saldamente fissati all'aspirapolvere, hanno un semplice tasto di smontaggio con il quale si può rimuovere e montare un altro accessorio veramente con molta semplicità. E come vi dicevo, dal punto di vista estetico e dei materiali, il V12 Pro non è molto diverso dagli altri prodotti dell'azienda. C'è sempre il tasto Hold con il quale si può utilizzare l'aspirapolvere senza dover tenere premuto il grilletto. Sempre la stessa anche la base di ricarica, base di ricarica che va fissata a muro. E base di ricarica che io sinceramente ormai non preferisco più, a me piacciono più quelle da appoggiare sul pavimento, perché magari uno vuole cambiare modello ogni 6 mesi, ogni anno, non lo so, quando vuole, e si trova il muro pieno di buchi, mentre con la base a piantano questo problema non si pone. Diciamo che però con questa nuova generazione io mi sarei aspettato qualcosa in più, per esempio c'è anche il contenitore dello sporco che è leggermente più piccolo rispetto a quello che abbiamo visto nel V11, però considerando comunque lo speed bump, diciamo così, anzi il power bump che ha questo V12 Pro, magari almeno una batteria estraibile e sostituibile sarebbe stata intelligente, anche perché Dreamy le fa, però non l'abbiamo ancora vista nella serie V. L'utilizzo della V12 Pro, così come tutti gli altri esponenti dell'azienda, è veramente semplice, basterà sostanzialmente premere il grilletto, scegliere la modalità che si vuole utilizzare e il gioco è fatto. Le modalità di funzionamento sono 3, c'è quella economica, c'è quella Turbo, che è quella più potente e che sfrutta tutti i PA, e poi c'è quella automatica, grazie alla quale, utilizzando i sensori integrati nella spazzola motorizzata che io trovo veramente eccezionale, l'aspirapolvere è in grado di valutare la quantità di sporco sul pavimento in modo tale da poter bilanciare bene la potenza d'aspirazione e quindi garantire anche una durata della batteria superiore o meglio adatta allo sporco che si ha in casa. La realtà dei fatti però è che, data la potenza eccezionale del motore, che ricordiamolo è in grado di lavorare a 160.000 giri
al minuto e garantisce 32.000 PA e 210 EW di potenza, anche quando si utilizza questa scopa elettrica nella modalità eco si potrà pulire molto bene il pavimento. Diciamo che la modalità eco è quella modalità con la quale si può pulire giornalmente il pavimento, anche se il mio consiglio è sempre quello di utilizzare la modalità auto in modo tale da avere un giusto bilanciamento, come vi dicevo, tra batteria e potenza d'aspirazione. Ok, poi quando si utilizzano tutti i PA, cioè nella modalità turbo, non c'è assolutamente niente che il V12 Pro non sia in grado di aspirare, è in grado di aspirare anche delle biglie metalliche. E in assoluto, per quanto riguarda la qualità dell'aspirazione, è il modello migliore che c'è attualmente in commercio, non c'è niente da fare. Buona la manovrabilità, che è anche, come dire, semplificata dal grip che ha alla spazzola e dalle piccole ruote che ha sul retro, che sono leggermente più grandi. Insomma, quando si utilizza questo aspirapolvere, anche grazie al peso contenuto, non si ha assolutamente alcun problema di comodità, lo si può mettere da tutte le parti. Poi, con i tantissimi accessori che ci sono, lo si potrà utilizzare anche con altri scopi, non solo per pulire il pavimento. C'è per esempio la spazzola antiacaro che può essere utilizzata per pulire i divani, c'è la spazzola con l'ugello lungo che integra anche un LED con la quale si potrà non solo aspirare negli angoli più bui della casa, ma anche illuminarli. Poi c'è l'adattatore con il quale si potrà piegare la struttura. Insomma, gli accessori sono tantissimi e permettono tanti tipi di utilizzo a questo aspirapolvere. Diciamo che un unico aspirapolvere potrà domare tutto lo sporco. Come vi dicevo, però, rispetto al modello precedente c'è stato qualche passo indietro circa la capienza del contenitore, che passa dagli 0,6 litri del Dreamy V11 ai 0,5 litri del V12 Pro. Ok, è una differenza che sostanzialmente non è che cambia l'esperienza utente, chiaramente sarà stata anche pensata proprio per non far diventare troppo pesante l'aspirapolvere, considerando il motore che è più grande, ma comunque è un fattore che bisogna sempre considerare. Buono il meccanismo per svuotare il contenitore dello sporco, è sempre lo stesso, è migliorato nel tempo quello di Dreamy, devo dire la verità. Si preme un tasto, si apre e si svuota l'aspirapolvere senza rincoglionirsi né smontare tutte le cose che bisogna smontare. E un piccolo passo indietro c'è stato anche per la batteria. Se ricordate, il Dreamy V11 utilizzava un pacco batteria che aveva 7 celle da 3000 mAh. Ora invece ci sono 7 celle da 2700 mAh, che però riescono a garantire al V12 Pro una buona autonomia, in linea più o meno con quella degli altri prodotti dell'azienda. Alla modalità massima si arriva a circa 10 minuti, 9 minuti di utilizzo, cioè la modalità turbo intendo. Con la modalità minima si arriva a quasi a 90 minuti di utilizzo. Con la modalità automatica vi dico che io sono arrivato a circa 30-40 minuti di utilizzo, così, ma insomma sono delle buone performance che non sono così buone però per quanto riguarda la ricarica. Siamo sempre lì, i tempi di ricarica sono lenti in questi prodotti, c'è poco da fare. Dallo 0 al 100 ci avranno circa 4 ore. Il prezzo di vendita del Dreamy V12 Pro è di 496,71 euro, però tramite il link che trovate in descrizione lo potete acquistare in sconto a 446,60 euro. Inutile girarci intorno, anche con la Dreamy V12 Pro vi dovrò dare le stesse identiche considerazioni finali che vi ho dato con gli altri prodotti. Insomma, a questo prezzo, soprattutto al prezzo a cui lo potreste acquistare con il coupon, non troverete di meglio, né in quanto a potenza, né in quanto ad accessori, né in quanto a rapporto qualità-prezzo. Insomma, più tempo passa, più Dreamy dimostra il fatto che è un'azienda che ci sta puntando tantissimo sulla qualità soprattutto, e che nel tempo comunque si migliora. Non ci dimentichiamo che in un solo anno siamo passati dai 25.000 PA ai 32.000 PA del V12 Pro. Peccato però che su alcune cose è rimasta un pochino ferma, sulla base di ricarica, che secondo me deve essere assolutamente a pavimento, almeno a me piace di più, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Sulla capienza del contenitore, ok, 0,5 litri non sono pochissimi, sì, però non sono neanche un valore che ti fa pensare, ah cavolo, questo c'è un bel contenitore. E poi la batteria estraibile. La batteria estraibile ormai deve essere standard in tutti gli aspirapolvere, anche perché ne influenza anche la longevità. Qualora si dovesse rompere la batteria, per esempio, ok, bisognerebbe mandare tutto il prodotto in assistenza di Dreamy, che funziona benissimo. Se invece magari si potesse estrarre e sostituirne con una nuova, si potrebbe comunque continuare ad utilizzare. Ragazzi, questo è quanto, questo era il Dreamy V12 Pro. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io sono sempre Dario Caliendo e vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella.